Benvenuti in questa nuova video ricetta. Oggi prepariamo insieme dei biscottini di frolla all'olio chiari, senza cacao e con il cacao. E la ricetta è della mia mamma, perché un giorno è venuta a trovarmi e mi ha portato a Bologna, diciamo, il plateau, il vassoietto pieno di questi biscottini che erano deliziosi. Lei li aveva farciti con della confettura e delle marmellate. Noi oggi li facciamo con una ganache, con due ganache, anzi, una al cioccolato fondente e una al cioccolato bianco, e una piccola decorazione. Ma per farli diversi, se non avete tempo di fare le ganache, usate le confetture perché vi garantisco erano buonissimi lo stesso, oppure della semplicissima Nutella che tanto va sempre bene. Iniziamo a vedere come si fa. A me gli occhi. Farina, non setacciata perché tanto una frolla non importa. Il nostro lievito, io avevo già la bustina aperta a metà. Fare una cosa fatta bene, io romperò le uova dentro l'olio. Poi sbatto tutto e in questo modo viene omogeneo perché chiaramente è un impasto diverso da quello della frolla classica. Facciamo un cumulo, una cosa come pare a voi, e poi lo separiamo a metà. Lo facciamo prima la parte chiara perché così non sporchiamo le mani e il tagliere con il cacao, altrimenti rischiamo di fare delle striature. Primo panetto, lo mettiamo da parte, prendiamo l'altra metà di impasto, aggiungiamo i 15 grammi di cacao. Direi che ci siamo, vedete che è bello omogeneo il colore. Prendiamo la nostra panna, se riesco ad aprirla. La mettiamo in un pentolino e la portiamo a bollore. Per evitare di fare 125 grammi, farla bollire, versarla su un tipo di cioccolato, poi far bollire gli altri 125 diventa una cosa laboriosa. Facciamo tutto insieme e poi pesiamo quando andiamo a sciogliere. Quindi fornello a bollore. Bollore raggiunto, venite con me. Quindi prima il cioccolato, questo bianco, e poi come mandrake, perché se si raffredda la panna siete fregati. Mescolare in modo che si sciolga tutto in modo omogeneo. La dobbiamo far raffreddare completamente prima di usarla per i biscotti, è per questo che l'abbiamo iniziata già a fare adesso. Io adesso siamo in inverno, c'è una gelata da boia fuori, quindi la metto sul davanzale della finestra. Adesso, mentre la nostra ganache si raffredda, prepariamo i nostri biscottini. Quindi tiriamo la pasta frolla all'olio. Ovviamente, come vi ho detto prima, si fa sempre prima il chiaro e dopo si fa lo scuro, così non andate a sporcare il chiaro. No. Allora, mattarello, si parte da in mezzo come al solito. Qui possiamo fare anche una cosa rettangolare perché tanto dobbiamo fare delle formine. Infariniamo bene perché non si deve impatacare niente. Andateci con della delicatezza perché è un impasto abbastanza morbido, eh. Con lo stampino più piccolo, centrato, scusi cameraman, ah, c'è il cameraman che vi saluta ovviamente. Guardate bene, vedete che lo dovete fare il più centrato possibile, pigiate bene e poi questo lo rimuoviamo. Se li fate così, dovete farne in pari numero forati e non forati perché poi si devono accoppiare naturalmente. Questi li rimpastate,
altrimenti li tenete come biscottini così semplici, normali. Ripastiamo, ritiriamo la pasta e procediamo fino a quando non ne abbiamo più. A quel punto incominciamo con quella al cacao. Teglia, se l'avete in alluminio come la mia, potete tranquillamente non foderarla. Se invece avete quella del forno in ferro smaltato, la foderate con della carta forno. Biscottini sfornati e pronti. Adesso li mettiamo sulla gratella a raffreddare con molta delicatezza, perché da appena sfornati sono molto delicati, non si rompono. Pronti per farcire. Ricordiamo di far raffreddare completamente i biscottini e un'altra cosa, ricordate che la ganache di cioccolato fondente si solidificherà prima di quella al cioccolato bianco. Quella al cioccolato bianco non è qui perché l'ho messa un pochino in freezer in modo da farla raffreddere un po' prima, quindi iniziamo a decorare quelli con la frolla bianca. Frolla bianca mettiamo su senza sac à poche o altre cose, mettiamo su un pochino di crema così, quello forato. Guarda che bello! E poi prendiamo, io uso le mandorle, le granella di mandorle per questi bianchi, e quella con i pistacchi la usiamo per quelli al cioccolato. Questi sono già pronti, quando saranno tutti finiti una spolverata così e poi sono fatti. Oh, più semplici di così, ragazzi, non saprei che cos'altro dirvi. Adesso finiamo di farcire tutto. Da quale iniziamo? Da questo o da questo? Ragazzi, abbiamo finito i nostri biscottini di frolla all'olio dalla mia mamma. Spero che la videoricetta vi sia piaciuta perché ne vale veramente la pena. Ricordate, mi raccomando, di lasciare la ganache al cioccolato bianco prima un po' in freezer, perché è quella un po' più ghignosa da lavorare, perché si solidifica un po' più, ci vuole un pochino più di tempo. Questi sono veramente una meraviglia, fra non molto è anche San Valentino, se li volete fare magari a cuoricino per regalarli al vostro amore adorato, sono carinissimi. Colazione, merenda, dopo cena, quando volete una coccola dolce, questi sono fantastici. Grazie per averci seguiti in questa nuova video ricetta. Un saluto dal boss, un saluto dal monster. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate il like, che sarebbe cosa tanto gradita e noi ve ne siamo sempre riconoscenti. E poi ci vediamo la prossima settimana con una nuova video ricetta. Ciao! Cosa stai facendo? Ah? Cioè, bocconcino piccolo. Era buono. Bene, ok. Ciao ragazzi, faccio come lui. Ciao.